C'era un incontro tra la proprietà e i delegati Merito Bulloni per il piano industriale. Ci è stato appena comunicato dai delegati che la riunione è finita e la proprietà ha chiuso il sito di Castellammare di Stabia. Dramma lavoro questa mattina a Castellammare di Stabia. Cancelli sbarrati in via De Gasperi, nello stabilimento della Merit Bulloni. Sono circa un centinaio gli operai che erano stati messi in cassa integrazione per la giornata di oggi dal colosso lombardo della bulloneria. Intanto a Napoli era stata fissata una videoconferenza con i delegati sindacali in vista di una ristrutturazione aziendale. Proprio dalla riunione viene fuori che la cassa integrazione per gli operai stabiesi sarà fino al 31 gennaio prossimo e dal 1 febbraio gli operai dovranno prendere servizio nello stabilimento piemontese del gruppo. Dall'8 di gennaio è chiuso lo stabilimento. Significa che è chiuso. Loro prevedono lo spostamento delle produzioni da Castellammare a Torino, all'IBS di Torino, ovviamente con tutti i lavoratori a Torino, per cui è successo il casino alla riunione che abbiamo fatto telematicamente via remoto con l'azienda e con l'Unione degli Industriali di Napoli. Quest'area è appetibile e probabilmente anche per ciò che ha in testa qualcuno alla Regione Campania. Spero che il Comune di Castellammare no, però quest'area può servire ad una logica più complessiva che parte dal porto di Napoli e arriva alla Fincantieri di Castellammare. Cioè il ragionamento non fa una grinza per loro, ma per noi fa una grinza. La contraddizione nell'incontro nasce dal momento in cui noi gli abbiamo chiesto le motivazioni per il quale il sito di Castellammare veniva chiuso. Di solito si iniziano incontri dicendo che il sito è improduttivo, c'è un assenteismo elevato, cioè ci sono perdite di guadagni. Qua non c'è nessuna motivazione. Lo stabilimento è attivo, lavoro, fanno redditività, c'è assenteismo bassissimo. Non si capisce il motivo per il quale, se no, perché forse siamo antipatici a qualcuno. Cioè noi dobbiamo andare, ce l'hanno spiegato, come se fosse una cosa normale, che gente di 40 anni si imbarca con moglie e figli e se ne va a vivere a Torino, monoreddito, con un solo stipendio. Cioè è proprio gente che non so se hanno dormito stanotte prima di comunicarci una cosa del genere. Come si fa ad andare a casa e dire vicino a moglie e figli ce ne andiamo a Torino? A fare che cosa? Doccia fredda stamattina che mi è arrivata tramite i lavoratori che mi hanno chiamato, sono corso subito sul posto. Sono 80 lavoratori che non meritano questo, anche perché l'azienda chiude un bilancio in positivo da oltre 10 anni. Quindi bisogna un attimo capire anche le motivazioni per questa chiusura di questa azienda, ma noi ci batteremo per salvaguardare i lavoratori. Da poco il sindaco mi ha chiamato e mi ha detto che ci sarà un incontro oggi pomeriggio con la prefettura. È incredibile, cioè io non penso che quando mi hanno raccontato questa vicenda non stentavo a crederci. Cioè una fabbrica, un'azienda seria, un'azienda che produce non può permettersi di comportare con i lavoratori in questo modo. Cioè non si chiude una fabbrica come se fosse l'ultimo dei braccianti per cui si stacca la corrente. Il tema è: questa fabbrica è una fabbrica attiva, è una fabbrica che produce. Se l'azienda vuole discutere, deve sedersi a un tavolo con il comune, con i sindacati e deve fare una proposta di piano industriale. In questo modo è inaccettabile il loro comportamento, qualsiasi cosa intendono fare non passeranno. Questo è un'area industriale e resterà industriale, se lo scordino di cambi di destinazione d'uso.